lasciato associare. Si tratta di un percorso. Come lavoratrice e lavoratori della cultura, dello spettacolo e della conoscenza, come spazi occupati e indipendenti, come esperienze di auto-organizzazione, aderiamo alla giornata di mobilitazione europea. Saremo nelle strade, parteciperemo alle azioni, incroceremo le braccia e proveremo ad essere presenti nei luoghi di lavoro culturale con la lettura di un comunicato. A Napoli, come a Roma, Milano, Venezia, Messina, Torino e Pisa, insieme ad altre precarie, sfruttate, sottopagate, studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori con contratti non convenzionali, partite IVA, intermittenti, freelance, artiste, artisti, tecniche, operatrici e operatori, cittadine e cittadini a difesa dei beni comuni, esprimeremo il nostro rifiuto alle riforme del lavoro imposte dai governi e su cui non abbiamo voce in capitolo. Un intero pezzo di società gravemente minacciato da due strumenti legislativi. Il secondo atto del Job Act, che porta alla completa istituzionalizzazione della precarietà e della distruzione di ogni forma di welfare, che si somma agli effetti disastrosi della legge Fornero, dove oltre alla precarietà del lavoro aumenta la precarietà dei diritti. E poi la legge di stabilità, la cosiddetta Sblocca Italia, che prevede gravissimi tagli a carico del settore culturale e la svendita ai privati del patrimonio culturale e degli spazi riconosciuti come beni comuni, sottraendole alla comunità senza tutelarne la destinazione d'uso. Per tutte e tutti oggi è sempre più urgente una tempestiva definizione delle tutele del lavoro, che nei nostri settori assume anche il significato di garantire l'autonomia della creazione culturale, della ricerca, del pensiero critico. La cultura non è uno spazio di privilegio, né un ambito di specializzazione professionale. L'accesso, la produzione e la libera circolazione di immagini, idee, linguaggi riguarda tutte e tutti. È un indice di democrazia reale, un diritto inalienabile delle persone. In questi anni di crisi abbiamo imparato che l'austerità non è l'unica alternativa possibile. Al contrario, il taglio delle risorse dei servizi pubblici si accompagna ad un attacco violento ai diritti. La precarietà, oltre che una condizione di lavoro, è diventata una norma sociale. La crisi è solo un pretesto per delineare una società sempre più ingiusta, più chiusa, più triste. È possibile oggi immaginare forme universali di sostegno al reddito, a partire dall'introduzione del reddito minimo garantito e di strumenti da estendere in maniera equa a tutte le lavoratrici e lavoratori.